tua è una famiglia meravigliosa. Ciao. Accomodati tesoro, torna con noi. Dei Lou Reed, un inizio un po' rock. E ci siamo scritte in questi giorni dopo che è mancata mamma Lucia, che però non manca mai. Sono quasi 3 mesi, giusto? Sì. Io a Pasqua devo dire ho avuto un pensiero, perché ho detto chissà come si sta, perché vedevo un po' le foto, e perché poi le feste, quando si perde un genitore, le feste sono brutte. Sì, perdono anche del fascino. Poi c'è stata la festa della mamma, poi c'è stato il mio compleanno, poco tempo fa. C'est la vie. C'est la vie. Ci vediamo tu e mamma, ti vediamo insieme a tua mamma Lucia, con un po' di foto che vi vedono insieme felici. Dai. C'era ovviamente anche Papallino, quel papà che ricordo l'ha fatta nascere nel senso proprio nel tecnico. Nel senso proprio vero. E io dico, quando se ne va un genitore c'è un dolore col quale dobbiamo convivere per tutta la vita. È un dolore che però ogni giorno diventa più dolce, non so, è come se, che, come se la persona che non c'è fisicamente più però cresce dentro. Cresce dentro. È verissimo. Tu porti le due fedi, no? Hai anche la fede di mamma. Sì, solo le sue, io non la porto la mia fede. Perché no? Perché è una lunga storia, perché l'ho persa la prima, poi la seconda l'ho rifatta, che non ha lo stesso, la fede quella del matrimonio, e poi non l'ho messa per questioni di lavoro e poi non l'ho più messa. Mia madre mi rimproverava sempre, diceva perché non porti, vedi tuo marito porta la fede, io ce l'ho nel cuore la fede, e adesso porto le sue al mignolo perché lei aveva le manine piccole piccole. Che poi mamma Lucia... Tanto, però è stata una donna per i suoi tempi veramente all'avanguardia, perché comunque ha scelto papà contro ogni suggerimento. Lei era un farmacista, cos'era lei? Non mi ricordo. No, una parrucchiera. Una parrucchiera, però aveva un negozio, una lavorava, sua attività. Sì, quindi, insomma, ha incoraggiato papà a lasciare il posto, insomma, non prendere il posto fisso, ma a continuare nella sua voglia di affermarsi nello spettacolo. Quindi, insomma, chapeau, tempra. No, era proprio modernissima anche con me, e io sono, devo dire che con mamma io mi confidavo tantissimo da ragazza, e con papà no. Che ti consigliava? Lei mi faceva da spalla, no? Per uscire, per incontrare, per partire, raccontavamo un sacco di bugie a papà. La vediamo parlare, per uscire raccontando un sacco di bugie, scusa, mi sono persa sta cosa. Dai, la bugia da ragazzi. Robette tipo, io devo uscire col fidanzatino. Dormo da Roberta e invece non dormivo da Roberta. Tanto si sapeva che sei una ragazza con la testa sulle spalle. Sulle spalle. Eccola Lucia, terzo millennio, 1999. All'inizio è stata molto dura, ma non di moglie sua, molto dura... la vita, no? Le vicissitudini, certo, le tristezze. C'avevamo una lira, tutte queste cose, insomma, abbiamo passato un po' di... Poi, piano piano, è arrivata lei, e poi, io dico, quando è arrivato lui è cominciata la fortuna. Ma no, perché l'ha portata Walter, se no Rosanna poi sarà l'altra. No. Perché era il ciclo che doveva andare così, insomma. No, perché lui, il giorno che è nato lui, ha detto basta, io non voglio più girare. Sì, quello sì, io giro per l'Italia, compagnie, con le piccole compagnie, voglio rimanere a casa. La nascita di Walter, dico, beh, già abbiamo sofferto allora, per quella di Rosanna. Allora ho cominciato il lavoro a Roma e noi diciamo... E ora, nonna? Ora nonna, che devo dire? Due bellissimi bambini, meglio di così. Ma è una casa dove sono di casa... I cani. Cani. Noi amiamo molto gli animali, tanto. Tutti. Se vado a prendere gli altri cani, si riempie la casa. Ecco una casa dove c'è tanta allegria, tanta serenità. Che effetto ti fa risentire la Mamma sua voce? Mia, ragazzi, che strana cosa. Perché sai, le foto, la casa è piena di foto, ma la voce... E poi mamma
insomma, è rarissimo che, sì, che era molto timida. Invece vedo che ha parlato bella spedita. Senti, bella... intraprendente, però quella volta che te la sei portata in Thailandia, ah. Che è successo? Beh, vabbè, questa è stata un'esperienza. Allora, c'era una possibilità di fare un viaggio in Thailandia appena finito il liceo con una mia compagna di liceo, la sua mamma che faceva la guida turistica. E siccome c'era questa possibilità di fare questa cosa, partiamo io e mamma. E mamma non aveva mai fatto un viaggio senza papà. E siamo state così lontano, e ogni telefonata, ogni giorno si telefonava a casa, mia madre faceva mai più, Lillino, mai più, mai più. Ma pareva che ci stavano ammazzando, no? Stavamo facendo un viaggio bellissimo. Però lei non era abituata a stare senza papà, così lontano, in un paese così diverso. Allora ti giuro, mi ricordo perfettamente questo telefono, Lillino, mai più, mai più. E papà come sta adesso? Sta bene. Ve lo coccolate un po' di si più? Si fa forza, insomma, è un uomo forte. Che lei poi ha avuto, mamma ha avuto una lunga malattia, insomma, un lungo Alzheimer, però sì. Io me la ricordo al compleanno di papà, quando è stato 2 anni fa che siamo venuti da voi al ristorante, sì. No? Però lei è arrivata e comunque ti ha sempre riconosciuto, sì, no? Poi ha avuto un fine. Tumore brevissimo, sì, sì, sì. Però ce l'hai sempre avuta sì, sì, davanti, fino alla fine. No? Sì, sì, lei riconosceva. Qui c'è Papallino che parla della richiesta fatta alla moglie da fare al Papa, non so che clip avete messo, però è qui da noi, hanno scelto gli autori, vediamo. Mia moglie mi ha detto, visto che vai dal Papa, il Papa è la persona più di noi vicino a Gesù. Dico sì, come ruolo così è. Allora pregalo se può parlare con Gesù e dice se ci fa morire insieme. Perché io se muori tu che faccio? E tu se muoio io che fai? E quando ha visto che io mentre facevo questa domanda, tentando di farla come domanda assurda, sperando dico, che mi fa una risposta normale, mi può dire, ma che razza di domande mi fa? Invece ha fatto così, si è quasi commossa, ha detto, mi sarebbe piaciuto tanto poterlo fare. È stato meglio così, no? Che il Papa non ha potuto esaudire questo desiderio. Senti, ma qualche aneddoto comico insieme, qual quale ricordo più buffo con la mamma? Con mamma? Ma non lo so, mamma amava molto ridere, rideva molto, nonostante fosse una persona di una grande malinconia dentro. Sì? Sì, cioè ti dico solo che io la prima infanzia, come diceva prima, fino a che è nato mio fratello, cioè nel 68, io avevo 5 anni, e papà viaggiava con le compagnie, no? Viaggiava 6-7 mesi l'anno, e noi stavamo io e mamma da sole. E lei mi cantava come ninna nanna balocchi e profumi. Quella mamma. Mormora la bambina, che la bambina, bambina muore. Tu la mi bambina compri muore, solo balocchi che è una e cosa profumi, terribile, devastante. E la favola sua preferita che mi raccontava, la piccola fiammiferaia. Con la bambina che faceva nonnina, con la nonnina. Ed era, cioè, c'aveva proprio quest'anima tragica, ti giuro. No? Però e infatti aveva sposato un comico. Esatto. Anche in fondo perché papà ce l'ha una grande vena di malinconia, sì. Anche lui. Non come è... tutti i comici. Bisogna, cioè, i comici veri, grandi, che mi è capitato poi nella vita magari di vedere, di incontrare, nella vita sono serissimi. E però appunto i momenti felici, appunto cascate nel Niagara, grande posto di sposi, che successe? No, cioè, lì c'è una foto divertentissima con le parrucche bionde? No, quella è un'altra, che quella delle cascate del Niagara non l'ho trovata, ma era divertente perché a mamma era 1,50 m, diedero un impermeabile di 2 metri, perciò lei se la stava facendo sotto dalle risate, perché c'è questa foto che sta con questo coso con lo strascico e ride come una pazza. E quella con le parrucche? Che quella con le parrucche, sì, non so se sono parrucche, eccola. Delle parrucche che avevo comprato io, stavamo insieme in Francia e se le misero per giocare facendo, ma questo veramente tantissimi anni fa, quella foto. Però è una delle mie foto preferite. Perché? Beh, perché fa ridere, perché è proprio una cosa di casa, che poi ormai la casa uno la mette in piazza, ovunque e comunque, ormai tra social, televisione, però quella è proprio una cosa di famiglia. Ricordo il viaggio, ricordo tutto, c'era pure mio fratello. Senti, quando l'hai detto che ti volevi sposare, lei lo conosceva, lei ti ha dato consigli sugli uomini che portavi a casa?
essendo diciamo il matrimonio tra i genitori, matrimonio perfetto, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, è anche un modello complicato per una figlia femmina, certo, da emulare. Cioè mia madre perché... ha conosciuto solo papà, aveva 14 anni, capisci, quando l'ha conosciuto. Però va scelto bene, perché scelto comunque bene. È durato per sempre, sì, si sono amati moltissimo, sì, e si amano tantissimo. E io poi quando ho conosciuto Fabio, ormai anche noi sono 31 anni che siamo sposati. Quindi certo avete punto, replicato quel modello? Bene o male, speriamo. Bene. Siamo stati fortunati. Bravi anche. Allora, conobbi Fabio, insomma a un certo punto volevamo andare a vivere insieme, volevamo... Però io dico, Fabio, guarda, sicuramente mio padre romperà su sta storia del vivere insieme. Lui dice, vabbè, allora sposiamoci. Vabbè, ci organizziamo, ci sposeremo. Ci andiamo. Allora mi ricordo in cucina, papà e mamma, e io a un certo punto dico, senti, io ho pensato di sposarmi. Mamma subito, e papà un attimo così fa, beh, vabbè, non è meglio andare a convivere un po' prima per conoscersi meglio? Fatta. grande saggezza. Qui c'è Baude, papà con Baudo, che ti fanno debuttare a Sanremo nell'87. Oddio. E poi c'è un San Vincent dell'88, sempre con voi due, Lino e Rosanna. Rosanna e Lino Banfi e Dorighezzi. È un debutto quasi ufficiale di Rosanna Banfi, figlia prediletta di Lino. Ma tua figlia fa teatro, fa cinema. Sì, grazie. Sì, ha fatto una cosa come in un film, ma poi lo dice lei. Che cosa hai fatto? Ho fatto con grandi magazzini con lui, poi ho fatto altre piccole cose da sola. E adesso spero di continuare. È bella questa figlia tua, eh? Ma è riuscita veramente. 25 anni fa io collaboravo con mia moglie alla riuscita di una bella figlia che nacque di 4 kg e 800 grammi, molto bella, con degli occhioni azzurri. Quest'anno, dopo 25 anni, è lei che collabora con me alla buona riuscita di questa manifestazione. Sto parlando di mia figlia Rosanna Banfi. Buonasera, buonasera. Giochi con gli spettatori qui in sala, sfilate di moda e un sacco di altre cose, sempre in nostra compagnia e soprattutto in compagnia di mio padre, che fra i tanti difetti ha soprattutto quello di parlare tanto a raffica e non lasciar mai parlare nessuno. Io ero preoccupato, mi avevi detto, papà, posso dire due parole? Hai scaricato 5 tir di parole, figlia mia. Comunque è meglio, prometti bene, prometti. Ma che meraviglia! Guarda, di quel Saint Vincent ricordo, prima di uscire, quando ho sentito la sigla dell'Eurovisione, una cosa qua, ho detto, mi viene da vomitare. Fortunatamente non è successo, però ho avuto un'ansia, una paura terribile. E poi è passata o è rimasta per tutta la serata? No, è passata dopo pochi minuti. Quando uno entra, poi va. Poi va. No, il ghiaccio. Però è stato, capito, era una ragazzina, ero emozionatissima perché c'erano un sacco di cantanti. C'era pure Miguel Bosé, giusto? C'era Miguel Bosé. Cioè, presentai Miguel Bosé e c'avevo la sua foto nel diario. Io l'ho sempre gli davo i baci nel diario perché era bello da morire. Quando l'ho visto lì vicino a me è stata proprio... Sei svenuta. Sono quasi svenuta, sì, è stata un'emozione fortissima. Senti, la canzone preferita dei tuoi, una delle canzoni che loro amavano molto era questo Piccolo Grande Amore, vero? Sì, guarda, più che mamma. Guarda che Antonio te la canta, è genio. Io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Dire adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore.
Grazie, che delizia. Era il mio cantante preferito. Baglioni, l'hai conosciuto? Sì, anche, l'ho conosciuto da grande, un'altra grande emozione. E che vi siete detti? Gliel'ho detto, ho detto ti amavo da piccola, da ragazzina, ci siamo fatti la foto insieme. Ognuno ha i suoi indizi, soprattutto quando sei ragazzo, insomma. Peraltro, diciamo, poi c'è stata una cosa che ho letto su Instagram, io ne parlo sempre perché poi comunque, diciamo, non bisogna stigmatizzare il disagio psichico, mai. Perché cosa è successo? Che il 21 aprile hai scritto questo post dolcissimo su Instagram dicendo: cara mamma, oggi è il tuo compleanno, ma per fortuna non sei qui, non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia, il figlio, quindi tuo il nipote, cugino, il figlio di mio cugino, figlio di tuo cugino, si è tolto la vita. Sì. E quindi... ragazzo di 18 anni, la tragedia. Una cosa a cui non bisognerebbe assistere mai, penso, nella vita. Purtroppo i genitori dovranno portare questo dolore per sempre, perché non credo che è un dolore che si possa mai... I genitori e il nonno, mio zio, appunto, che era legatissimo a questo ragazzo, e legatissimo a mamma, il fratello di mia mamma, e che ancora non riusciva a riprendersi dalla morte di mia madre, è successa questa tragedia. Che veramente è una cosa inspiegabile, come si possa a 18 anni, cioè non è inspiegabile, perché sì, purtroppo in un certo senso io credo che, non lo so, in qualche modo siamo noi colpevoli di tutto questo, no? Gli viene richiesto a questi ragazzi oggi di essere sempre strafighi, performanti, di essere belli, di essere, fare tanti like, di parlare tre lingue, ognuno si vanta dei suoi figli, no? Il mio fa tennis, fa questo, parla tre lingue, l'università, il master, e se uno minimamente non è riuscito in una di queste cose si sente inutile, si sente fallito, capito? Ed è un errore madornale che facciamo noi, la società, non certo i ragazzi. Certo, ma dai un abbraccio a tuo zio, a tuo cugino da parte nostra. La famiglia ha donato le corna di questo ragazzo ed è un gesto bellissimo che hanno fatto, hanno salvato due persone. Brava, fai bene a ridirlo, noi ospitiamo spesso storie di trapianti perché poi sapere comunque un pezzo del tuo dell'amore che vive nel corpo di un altro, qualcun altro e fa vivere qualcun altro. Sì. È bellissimo. Mon Amour, qual è la cosa più importante che ha insegnato ai tuoi figli, che ti ha insegnato la mamma Lucia? Oddio, che domanda difficile. Non lo so. La prima cosa che ti viene in mente? La cosa più importante forse è comunque la ricerca assoluta, come diceva la canzone che mi ha introdotta, la ricerca di una giornata di serenità, di tranquillità. Cioè alla fine è poco quello che ci serve, no? Basta stare con le persone giuste, un bicchiere di vino in un patio e godersi la giornata. Rosanna, sei un angelo, sì. Ti fa sempre bene sentirti, perché poi, diciamo, attraverso le tue parole ci riconnettiamo tutti ci riconosciamo. E ti faccio vedere un'ultima clip che è siete voi due che cantate Lo Dolly e poi c'è il quiz di Massimo. Vai. Canti un poco tu per me, canti un poco tu anche per me. Stammi sempre più vicino.
in braccio a zia Mara c'è la terza generazione. C'era Virginia, si eccola pensa, qui. Sono oh, passati amore, 30 anni da quella. Abbracci, 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 grazie, grazie Rosanna. Grazie.